Allora iniziamo questo panel, questa seduta che avrà come focus il digital divide che dico subito e io poi mi eclisso, lascerò ovviamente la parola ai nostri relatori che andrò a presentarvi. Digital divide che a mio parere è uno dei temi più centrali oggi da molti punti di vista, perché sul digital divide ho anche avuto modo di dirlo più volte in conferenze, incontri, secondo me oggi è il luogo dove si gioca la cittadinanza, l'appartenenza e il diritto di cittadinanza dei cittadini di oggi e del futuro prossimo. Perché digital divide non è più il problema di chi sa usare il computer o chi non lo sa usare, non è più un problema dei giovani che ci sanno entrare, sanno fare tutto e i vecchi no, anche perché poi tra l'altro non è propriamente così, è un problema sociale, è un problema culturale ed è un problema politico e quindi ha a che fare decisamente con la qualità e la specificità di essere cittadini. Come vedrete e come sentirete dagli interventi di oggi, il problema del digital divide è un problema che, come si può dire, ha a che fare con l'economia, con la cultura, con la società. Oggi lottare per fare in modo che non ci sia un digital divide sia a livello economico che a livello sociale che a livello culturale è la lotta per non costruire delle nuove favelas, dei nuovi slums, delle nuove banlieue digitali. Questo è il punto, a mio parere, fondamentale. È un punto che ha bisogno di di focalizzare l'attenzione, ma soprattutto le pratiche su alcune cose, e oggi ne vedremo alcune di queste, secondo me tutte sintetizzabili in facilità di accesso, facilità di utilizzo, sincronizzazione, economia. Cioè noi dobbiamo arrivare a un rapporto con le tecnologie, con l'informatizzazione, con la rete, che sia facile nell'accesso, facile nell'utilizzo, sincronizzabile con i nostri device in maniera molto facile e soprattutto economica. In questo modo possiamo permettere veramente di entrare in qualche modo e fare in modo che tutti i cittadini possano entrare in questo nuovo modello. Oggi ne parleremo di cose diverse, parleremo di come le leggi possono fare qualche cosa, come le amministrazioni pubbliche possono fare qualche cosa, come le tecnologie possono fare qualche cosa, come la scuola può fare qualche cosa, come l'agenda digitale può fare qualche cosa, ma anche come si possa e si debba andare a occuparsi anche di quei territori che sono sono più fragili in quanto meno facili ad essere coperti, come i territori di montagna, come i territori marginali, borderline e via dicendo. Quindi penso che avremo un panorama davvero molto, molto interessante. Vi presento subito e velocemente gli ospiti a questo tavolo. Ve li presento in ordine di quando poi parleranno, dell'ordine di parola. Quindi abbiamo Damien Lanfray, che è un ricercatore nell'ambito dei web studies, lavora alla City University di Londra, è stato ricercatore anche a Oxford e in questo momento lavora presso il think tank voluto dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo per lo sviluppo di quella che è stata una cosa di cui si è parlato molto in Italia, appunto l'agenda digitale. Poi abbiamo Andrea Bondi, scusatemi, che è un assessore alla pianificazione territoriale, informatizzazione, e-government al comune di Imola, che ci parlerà di progetti molto interessanti proprio riguardo al digital divide realizzati dal comune. Salvatore Giuliano, che è un dirigente scolastico dell'Istituto Maiorana di Brindisi, che ha realizzato un progetto sul digital divide scolastico, lavorando sui libri di testo, in una maniera che vi spiegherà bene lui, è davvero molto interessante. Poi abbiamo inoltre Daniele Trinchero del Politecnico di Torino, professor Trinchero, dirige l'ICSEM, si dice giusto, Lab. Io mi sono segnato, perché secondo me diceva più di mille altre cose, il vostro motto,
che è wireless anywhere, anyhow, anytime, for anybody. E penso che con questo è già un'ottima presentazione e si occupa di, come dicevo prima, di andare a portare la rete laddove è difficile che la rete possa arrivare, sia per motivi di luoghi impervi, sia per motivi economici. Perché metterla là? Non ci sono abbastanza utenti per pagarla. Mi immagino che questo sia anche uno dei problemi. E quindi Vittorio Vallero, invece, laureato in ingegneria della telecomunicazione al Politecnico di Torino, in questo momento lavora al CSI Piemonte e anche lui si occupa della rete regionale e del programma permanente per lo sviluppo della banda larga Wi-Fi a partire già dal 2004. Quindi abbiamo più punti di vista e quindi chiederei da subito a i nostri ospiti di intervenire e di intervenire su l'aspetto specifico del loro lavoro, cioè di che cosa, di quali problemi hanno cercato di affrontare nel campo del digital divide, come li hanno affrontati nei loro ruoli specifici e quali risultati ottenuti fino adesso. Comincerei partendo dal generale per arrivare al particolare con Damian Lanfray, chiedendogli appunto l'esperienza all'agenda digitale, ma con anche alle spalle i suoi studi. Grazie. Allora, l'agenda digitale è solo iniziata, anche se sembra un po' strano a dirsi a fine mandato, almeno questo per chi lavora, per chi è ministro, per esempio. Però in realtà è solo all'inizio. L'agenda digitale, ci siamo impegnati tantissimo sulla proposta normativa, ma soprattutto per il tema delle competenze digitali, quindi per il digital divide, la versione più soft, culturale, ma anche forse quella più importante e interessante, almeno per noi al Ministero, il lavoro è solo iniziato. Ovviamente molti hanno lamentato l'assenza delle competenze digitali nel quadro normativo, ma diciamo non è facile declinare un progetto con le scuole in una norma. Probabilmente un progetto con le scuole riesce meglio in forma di progetto, appunto. E io spero di parlarvi di un progetto oggi molto interessante che coinvolgerà tutti gli stakeholder della scuola e che partirà tra un mesetto e mezzo, a seconda di quante notti facciamo. Un progetto appunto che cercherà di concretizzare una soluzione al problema del digital divide in una maniera molto meta, molto appunto generale. Un lavoro che secondo me è un lavoro da pubblica amministrazione del XXI secolo. Cercherò di essere chiaro. Le premesse sono chiare: il digital divide esiste ancora. In Italia io non parlo di accesso perché non mi intendo meno di reti, ci sono persone qui molto più esperte di me, però mi interesso molto di uso e di utilizzo, e il digital divide nel fatto di utilizzo in Italia è fortissimo, nel senso che non abbiamo le competenze sono pochissime o sono molto, molto male diffuse in fatto di utilizzo. Si parlava addirittura di digital divide volontario, ovvero di un 40% di italiani, anche solo un paio d'anni fa, che non vedeva un utilizzo nella rete. Adesso sentivo una talk ieri e si diceva che questo era ridotto al 13%, però poi declinando gli usi che venivano considerati come quelli principali della rete, si limitava a spostare cartelle e a inviare una mail e forse a fare qualcosa sui social media. Chiaramente noi del MIUR vorremmo che si facesse molto di più, e quindi per riassumere parliamo di un problema in particolare di utilizzo più che di accesso, almeno noi siamo interessati a questo, quindi un problema di competenze digitali, ergo il tavolo competenze digitali nell'agenda digitale. Quindi io direi il dibattito nazionale finalmente ci è arrivato, siamo arrivati a parlare di queste cose, siamo arrivati a capire la centralità delle competenze digitali che l'Europa chiama e-skills. Noi abbiamo cercato in questi mesi di avanzare il dibattito e di parlare non solo di skills come la possibilità di avere un lavoro tramite competenze digitali, ma possibilità di prendersi in mano l'evoluzione del digitale, cioè di capire anche come interagire nella società, di capire che ci sono nuovi modelli partecipativi e decisionali, di capire come evolve la frontiera tecnologica, non semplicemente a che stadio è, e di capire come evolve il vantaggio competitivo nelle imprese, come insegnare tutto questo ai ragazzi, vediamo se riusciamo a declinarlo.
Abbiamo sicuramente, sempre facendo il quadro generale, due grossi problemi. Il primo è ovviamente un problema di formazione. Noi non siamo in grado al nostro interno di fare formazione attraverso i docenti che abbiamo. Non voglio essere severo con loro, abbiamo un problema di formazione, l'età media dei docenti italiani è troppo alta, non ha le competenze per poter fare formazione innovativa nel digitale, per poter spingere la frontiera della formazione, e quindi non abbiamo la possibilità di fare tutti i progetti che vorremmo fare. E abbiamo un problema che io ho individuato all'interno del MIUR durante il mio lavoro, che è quella che io chiamo the economy of handshake, cioè tipo l'economia della stretta di mano, ovvero si arriva a fare un progetto col MIUR solo se stringi la mano a un dirigente importante oppure se ti imbatti in qualcuno che magari è in una buona giornata. E questa cosa mi infastidisce tantissimo, e quindi stiamo cercando di sviluppare qualcosa per scardinare questo sistema, perché non è, come potete immaginare, una maniera efficiente per fare procurement di progetti innovativi nella scuola. E abbiamo anche due cose molto belle, ovvero il fatto che i nativi digitali sono effettivamente molto più propensi a imparare la tecnologia di noi e dei nostri docenti. Nel 93% dei casi usano internet ogni giorno con certa facilità, e abbiamo l'altra cosa interessante, un ecosistema molto florido comunque di formatori innovativi, di start-up, di filantropia, di progetti intorno alla scuola, nella scuola come Salvatore, con la scuola, partner tecnologici sempre più interessanti, amministrazioni sempre più interessate, dati, e quindi abbiamo problemi e abbiamo anche opportunità. Qual è, secondo noi, la soluzione in un progetto? Poi avremo modo magari di parlare di altri progetti, ce ne sono tanti altri, però il primo spin-off dell'agenda digitale che non è scritto nelle norme. Noi lo chiamiamo progetto MIURnet, non prendete questo nome per acquisito perché è un nome di fantasia per ora, però renderà l'idea. Una piattaforma di aggregazione e valorizzazione di tutti i progetti intorno alla scuola. Nella scuola, per la scuola e con la scuola. Un modo per cambiare quella che io definivo l'economy of handshakes e cambiare anche il modo in cui la scuola fa procurement e sceglie i progetti migliori, cambiare la possibilità appunto di valorizzare queste esperienze o quando è possibile di trasferirle da una parte all'altra del paese. Quindi tramite questa piattaforma che è pensata sia da esigenze interne ma è emersa anche dagli studenti stessi, quindi questo è importante da dire. Tramite questa piattaforma uno studente o un dirigente scolastico potrebbe o potrà chiedere un progetto per la propria scuola se lo ritiene interessante, verificare online con chi l'ha sviluppato originariamente quanto serve e come si fa per portarlo nella propria scuola. Magari è possibile, magari non è così difficile fare la stessa cosa che Salvatore Giuliano, che presto conoscerete, fa. O magari lo stesso Salvatore Giuliano ha voglia di mettersi in gioco e di inserire il suo progetto nella piattaforma e di vedere cosa succede con l'interazione delle persone, di vedere quanto i ragazzi o i dirigenti o semplicemente il pubblico ama questo progetto. Quindi cominciare a creare un sistema di valutazione dei progetti intorno alla scuola che sia un po' più aperto e trasparente. Noi abbiamo usato molte volte lo strumento, banale strumento che si chiama IdeaScale, per fare piccole discussioni pubbliche anche associate alle consultazioni, ne ho già parlato. Non è chiaramente uno strumento di deliberazione, ma uno strumento molto interessante per fare un primo processo di chiedere a interlocutori della pubblica amministrazione di inserire la loro idea davanti a tutti gli altri. Quindi non solo parlarne in un ufficetto della pubblica amministrazione, ma parlare davanti a tutti e vedere cosa succede. Alcuni si accorgono che il loro progetto forse non vale così tanto, altri invece, come Salvatore, sono in grado di accettare le critiche, ma notano che alla fine il progetto sta andando bene e ricevono alla fine un sacco di voti, come è successo nel caso dell'agenda digitale. Erano stati auditi, ma si sono messi in gioco anche online. Questo noi vogliamo portare a progetto sistema del MIUR. E magari parlerò dopo, continuerò con un paio di parole chiave per spiegare meglio cosa può cambiare come progetto sistema, ma l'idea è quella di qualificare l'offerta e allo stesso tempo la domanda di innovazione nella scuola. Un concetto non da poco. Chiamatelo public procurement della scuola, chiamatelo quello che volete, chiamatelo anche verificare l'impatto dei progetti. Io voglio capire che cosa sta succedendo
intorno alla scuola, voglio capire quanti di questi progetti possono collaborare, quanti sono in grado di andare avanti da soli, quanti hanno bisogno di un partner tecnologico, quanti hanno bisogno semplicemente di visibilità, quanti invece non entrano nella scuola per motivi stupidissimi come l'assenza di una certificazione del MIUR, anche se magari hanno già interagito in 150 scuole, però ci sono andati passo passo, mano a mano, uno alla volta, con 10 volte la fatica. Quindi questo è il modo di, secondo noi, di interagire con la pubblica amministrazione nel XXI secolo, generando, direi che ho quasi finito il tempo, generando quello che noi pensiamo possono essere tanti piccoli format di interazione con la pubblica amministrazione. Io ho insegnato nuovi media a Londra, format là li sanno fare, non è un caso noi li compriamo, anche quando sono stupidi, tipo The Apprentice, e quindi però il format è un modo per formalizzare le caratteristiche innovative di un prodotto e farle viaggiare, trasferirle, quindi anche il tema del riuso. Però il punto è generare piccoli format. Quando avremo tempo dopo parlerò anche di qualche esempio che abbiamo in mente di contenuto. Bene, sì, tanto avremo un secondo giro di tavolo e poi volevamo cercare di avere mezz'ora finale, stavo spiegando questo. Scusi, le posso chiedere però una cosa? Interessantissimo questo, ma stavo dicendo proprio adesso che terremo mezz'ora finale per la possibilità di dialogare con ognuno di, dei nostri lecturer, quindi ci sarà modo di scambiarsi opinione. Io invece volevo sottolineare dal suo intervento una cosa secondo me importante, che è la parola partecipazione. Una delle parole chiave di tutto questo tavolo, non voglio anticipare nulla, ma penso che sia uno dei dati chiave. E l'altra cosa che al rete, poche famiglie con rete e computer. Questo era un dato che è uscito anche domenica scorsa su Nova, che ha commentato l'agenda digitale con un bell'articolo di Luca Tremolada. Ma nello stesso tempo Luca Tremolada propone una cosa, uno spunto di riflessione. Siamo però il secondo paese al mondo dopo la Corea per numero di smartphone. Allora, gli smartphone sono computer. Dobbiamo cominciare a pensare che il digital divide nostro, perché non esiste un digital divide problematiche, il digital divide nostro molto probabilmente va colmato e si deve cominciare a lavorare là dove ci sono più computer, cioè sugli smartphone, quindi più sulle applicazioni che su altri modelli. Ma questa è una mia idea personale, magari dopo la rimettiamo anche questa in circolo. Abbiamo parlato di pratiche e quindi vorrei cominciare a far parlare invece qualcuno che appunto ha lavorato sulle pratiche. Andrea Bondi, l'ho detto prima, assessore alla pianificazione territoriale, informatizzazioni e e-government, tutto giusto, al comune di Imola, è un ex consulente informatico, forse lo fa ancora tuttora, forse più a tempo perso adesso. Io sono andato anche per capire un po' chi era, e beh, nel suo blog si parla delle cose più interessanti, si va da Arduino al BlackBerry, da Beppe Grillo immancabile al cloud computing, eccetera eccetera, mi sembra competente e interessato. Allora, ci vuoi parlare di Imola, del caso specifico? Sì, siamo in tanti, il tempo è breve, quindi proverò a mandare qualche sms o qualche tweet, come vogliamo, insomma, proprio per trasmettere i contenuti. Intanto Imola è una città da 75.000 abitanti che collabora con un circondario, si chiama, un'aggregazione dei comuni intorno, fatta da 10 comuni, e raggiunge con questi 10 comuni 120.000 abitanti. Questa per inquadrare il territorio di cosa stiamo parlando. Provo a portare quattro temi. Il primo, digital divide nelle frazioni. Cittadini che raccolgono firme, petizioni, Telecom, per dire uno degli interlocutori, che dice quelle sono aree a fallimento di mercato, che è abbastanza esplicito come denominazione, e quindi insomma una richiesta che viene poi di seguito girata al comune dai cittadini. Perché viene girata al comune? Beh, intanto perché chiaramente è il primo organo istituzionale col quale il cittadino riesce a
diciamo, a parlare, è quello più diretto, quello dove c'è una conoscenza anche magari diretta. E poi perché c'è effettivamente il feeling, la sensazione da parte della gente che internet sia un bene primario, un bene comune, e quindi quando si parla di, si è parlato anche di internet bene comune ieri, no? Quando si parla di internet bene comune, uno si rivolge a chi i beni fondamentali deve provare a garantirglieli, e quindi la pubblica amministrazione. Quindi il primo progetto per quanto riguarda le frazioni con qualche centinaio di abitanti, case sparse, ci siamo interrogati come possiamo provare a avviare questa copertura. La tecnologia che abbiamo utilizzato è stato Hyperlan, abbiamo collaborato con aziende del territorio, una che stendeva la connettività fibra ottica o quella che fosse necessaria per quanto riguarda ovviamente i carichi principali. La torre da dove partiva il segnale era banalmente un acquedotto, e quindi chiaramente una torre dell'acqua posizionata in alto è molto facilmente raggiungibile in maniera ottica, e poi con un'azienda che invece si occupava della commercializzazione. Il comune su questo ha messo una cifra piccola, che comunque in situazioni di ristrettezza ha un suo valore, di 6.000 euro, proprio per far partire questo progetto. Con questi 6.000 euro è stato possibile avviare il progetto anche senza il livello minimo di adesioni fin da subito. È oramai da 3 anni e adesso si autosostiene questo tipo di progetto, e quindi le frazioni, diciamo, del comune sono state coperte. Secondo progetto, Vallata del Santerno, stiamo parlando di 4 comuni lungo appunto l'asse del Santerno, dove il più piccolo ha 800 abitanti, il più grande ne ha 3.000, ovviamente essendo una vallata ha tutti i problemi anche geologici della montagna, difficile da raggiungere la visibilità, pochi investimenti da parte delle aziende di telecomunicazioni. Su questo invece l'importo è stato più rilevante, un finanziamento della Regione Emilia-Romagna per 900.000 euro per implementare la rete Lepida. La rete Lepida è, per chi non è della Regione Emilia-Romagna, la rete della pubblica amministrazione, prevalentemente infrastrutturata in fibra ottica. Un patrimonio importante dove tutti i comuni sono soci, a farlo partire è stata la Regione, e questo investimento insieme a un accordo, ci deve essere sempre, io penso, poi dopo magari ne parleremo, un accordo tra pubblico e privato, insieme a un accordo e a un impegno di Telecom nel potenziare le centraline dove viene portata poi la fibra ottica, ha permesso e sta permettendo, anzi proprio in questi giorni, ai primi cittadini di questi 4 comuni di connettersi. Non è la banda ultralarga, ma è quantomeno il rame che ti porta la DSL. Sono tutti territori dove era difficile trovare soluzioni alternative e dove si connettevano ancora con un banale 56K o poco più. Altro progetto che abbiamo portato avanti, Wi-Fi libero per quanto riguarda il centro storico e i punti più importanti della conoscenza, biblioteche e teatro. Su questo abbiamo anche qui cercato una collaborazione per quanto riguarda il finanziamento, un finanziamento che ci è arrivato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che è la fondazione appunto bancaria locale, per coprire i primi 6 anni di funzionamento, complessivamente un contributo di 30.000 euro, e chiaramente questa è stata una delle cose forse dove il numero degli utenti è più impressionante. In pochi giorni diverse centinaia di registrazioni ogni giorno venivano attivate in questa rete Wi-Fi libera. Non è mica ci siamo dovuti inventare la luna, però insomma è stato un valore aggiunto per quanto riguarda il centro storico e i luoghi più attraenti anche da un punto di vista turistico, per sviluppare il territorio in maniera attraente, che deve essere una nostra parola chiave, appunto per partire. Quarto e ultimo, ma più importante forse, gestioni associate tra i comuni. Non possiamo continuare a pensare che piccolo è bello,
e che ognuno deve fare da sé. A livello territoriale, la possiamo chiamare come vogliamo, unione dei comuni, possiamo spingerci fino alla fusione dei comuni, ma quello ha degli aspetti anche più di discussione politica, di coinvolgimento dei cittadini, ma quantomeno partiamo con la gestione associata. Abbiamo costituito, a livello dei 10 comuni che dicevo prima del circondario, un unico ufficio, un unico sistema informativo territoriale, dove non abbiamo replicato le funzioni, non è che la fa prima il comune, poi il circondario, poi la provincia, poi la... No, le funzioni di questo settore qui vengono svolte in maniera coordinata. In maniera coordinata stiamo portando avanti anche investimenti che si tradurranno in un risparmio, ma prima devono partire gli investimenti per avere un'infrastruttura. Le nozze con i fichi secchi non si riescono mica a fare, quindi bisogna chiaramente fare un investimento in maniera coordinata, in maniera associata. Non è una scelta semplice, credete, perché quando vai a toccare 10 comuni, 10 uffici, 10 dirigenti, 10 interlocutori, è chiaro che il lavoro, 10 assessori, 10 sindaci, il lavoro è complesso. Però o noi andiamo in questa direzione, oppure come paese perdiamo la sfida della competitività. Grazie mille. Si potrebbe chiamare rete questa gestione associata tra comuni. Voglio dire, la parola forse esatta e specifica anche per quello di cui stiamo dibattendo potrebbe proprio essere rete. È interessante questo, stiamo parlando di frazioni. Qui quello che dicevo prima, la cittadinanza e il digital divide. Vuol dire veramente andare ovunque. Io faccio un esempio, io vivo metà del mio anno a Palermo, che è una città bellissima, in cui ancora adesso, dopo non mi ricordo più quanti mesi, io fortunatamente non ho la TV, ma vedo i miei amici, sono impazziti, il digitale terrestre per la TV è partito e non funziona. C'è anche quello, è digital divide, cioè tu non puoi offrire ai cittadini un servizio, tra l'altro a pagamento e poi non mettere per iscritto che bisognerà avere questo e quest'altro, la banda larga, ormai lo sappiamo tutti, cioè da Beppe Grillo a chiunque ci dice che dobbiamo averla, ma se poi quando la installiamo non funziona, il digital divide è quella cosa lì, ed è un problema politico, sociale e culturale, come dicevo prima. E un'altra cosa molto interessante, secondo me, che trovo giusta, è aziende, pubblica amministrazione, fondazioni, cioè tutti devono partecipare in qualche modo. Perché l'idea di rete che sta cambiando anche il modo di pensare le cose è proprio questa qua, cioè di essere in gioco, sentirsi parte e quindi sentirsi partecipi di quello che si sta progettando. Da questo punto di vista è già stato citato Salvatore Giuliano, ho detto prima, dirigente scolastico all'Istituto Majorana di Brindisi, ha realizzato un percorso sulla formazione per le scuole, si chiama Book in Progress, se non erro, molto interessante, io vorrei che ce ne parlasse lui, ci desse anche i numeri di questo progetto che nasce, mi spiegava prima, in piccolo, per rispondere a un'esigenza di una scuola, e che adesso sta diventando un modello esportato ed esportabile sempre di più. Grazie per avermi dato la parola e grazie agli organizzatori per avermi dato la possibilità di venire qui. Io chiederei l'invio di un piccolo video di 2 minuti che illustra il progetto e poi magari ci aggiungo del mio, non so se è possibile. Va bene, allora nel frattempo vi racconto la nostra esperienza. Noi siamo partiti 3 anni fa in buona sostanza come Majorana di Brindisi e abbiamo voluto scrivere contenuti, eccolo qua, forse... Ah, ok, benissimo. Allora, non lo so se l'audio c'è, sì? L'audio in sala? Allora, in attesa che... Sì, l'importante è che ci sia internet. Va bene, allora, e qui, cuffie, è la prima. Benissimo, dovrebbe andare. Allora, vi faccio vedere questo video di 2 minuti. E lo facciamo partire. Non vedo il tasto play. Thank you.
insomma è... Il nostro progetto Book in Progress è partito 3 anni fa. Abbiamo voluto scrivere contenuti che fossero più vicini al linguaggio e ai ritmi di apprendimento dei nostri ragazzi. Il valore aggiunto è sicuramente il risparmio di spesa. I libri scolastici del Book in Progress costano tutti messi insieme intorno ai 50 euro a fronte dei 350, 400 e anche più euro richiesti per la dotazione libraria di una prima classe superiore. Successivamente, una volta avuti i contenuti, siamo passati alla fase 2, cioè a quello della tecnologia. Perché oggi la tecnologia viene vista come un punto di arrivo? Assolutamente no, deve essere un punto di partenza. E allora consegnare un tablet di qualunque modello e marca ad uno studente, se non ha all'interno i contenuti, soprattutto un progetto di utilizzo degli stessi, può essere addirittura dannoso. Allora noi siamo partiti creando i contenuti. Una volta che abbiamo creato i contenuti, il passaggio successivo è stato facile e soprattutto è stato entusiasmante. Collegati con il video. Nel frattempo credo che sia, ecco qua il microfono, grazie, vi sto dando fastidio abbastanza. Allora, bene, questo breve video era l'introduzione alla mia brevissima narrazione. Siamo, ripeto, partiti da soli lì alla Maiorana di Brindisi e adesso abbiamo una realtà che conta oltre 70 istituzioni scolastiche e in forte crescita. Non vogliamo insegnare nulla a nessuno, non abbiamo mai voluto far questo, abbiamo solo voluto dimostrare che si può fare. Questo nostro progetto mira a mettere al centro chi la scuola la fa. La scuola la fanno, a nostro modesto avviso, i docenti insieme ai loro alunni. Abbiamo voluto scrivere sulla base dei ritmi di apprendimento dei ragazzi e quindi contenuti che possano essere facilmente modificati, integrati, aggiornati. Di grande aiuto sono gli stessi alunni. Perché? Perché gli alunni partecipano, aiutano i loro docenti a colmare il digital divide, soprattutto dei docenti, ma soprattutto grazie alla loro partecipazione attiva nella creazione, per esempio, di un video, nel montaggio di una learning object, nella realizzazione di un contenuto multimediale, aiutano i loro docenti. Questo abbiamo dimostrato, lo abbiamo notato, migliora anche i rapporti interpersonali che si vengono a creare fra gli alunni e i docenti e di conseguenza migliora anche il dialogo al dialogo educativo dei ragazzi. Credo di, se no posso anche far senza, però credo che abbiano bisogno di regia dell'audio. Che risultati abbiamo ottenuto? Le prove Invalsi dello scorso anno, apprendimenti di italiano e matematica delle seconde classi, ci hanno restituito un valore di 10 punti superiore alla media nazionale. La Puglia era già in forte crescita, ma i nostri risultati sono davvero entusiasmanti. Stiamo andando avanti. La sfida qual è? La sfida è quella di transitare in maniera progressiva, attenta, immediata, dalla carta al digitale, perché noi e i nostri ragazzi consegniamo ancora la carta. Attenzione, un libro scritto dai docenti, dagli 800 docenti della rete, costa alla famiglia non più di 3,90 euro, stampato in tipografia, è un progetto che si autofinanzia. Perché si autofinanzia? Perché noi chiediamo alle famiglie di, se sono d'accordo, a investire il risparmio di spesa della dotazione libraria, che normalmente in una prima classe costa dai 350 euro in su, quindi con poco meno di 40-50 euro loro hanno tutti i libri,
E questo risparmio di spesa io chiedo annualmente a tutti i genitori degli iscritti alle prime classi se vogliono investirlo in tecnologia. Sono sempre tutti d'accordo e quindi la famiglia acquista la tecnologia che rimane appunto di sua proprietà. E qual è il valore aggiunto? Il valore aggiunto è il trasferimento anche di competenze di natura digitale da parte degli alunni all'interno delle loro famiglie. E abbiamo anche effettuato un piccolo sondaggio all'interno delle nostre famiglie e dei nostri alunni. E molte volte gli alunni, spinti, portati all'utilizzo di questi strumenti anche per motivi di studio, insegnano ai loro genitori, alla mamma, al papà, per esempio, a crearsi una casella di posta elettronica, a poter effettuare una ricerca in internet. E quindi è un processo di trasferimento, quella che il ministro ama definire la politica del carciofo, cioè vale a dire foglia dopo foglia, e quindi un trasferimento di competenze. E ci stiamo sforzando per far comprendere ai ragazzi un utilizzo attento delle tecnologie informatiche. Questo è il nostro progetto. Ripeto, tutto è migliorabile. Non vogliamo insegnare nulla a nessuno, lo dico sempre, lo ripeterò sempre. Sì, noi abbiamo solo voluto dimostrare che si può fare. Questo progetto, e chiudo, è nato e vive nella pubblica amministrazione. Io non sono mai stato molto d'accordo con tutti coloro che hanno preso come riferimento la pubblica amministrazione come un ente, un'organizzazione che non funziona, che è negativa, che spreca il denaro pubblico. Sicuramente avranno anche dei buoni motivi per dirlo. Beh, io invece da questa esperienza cosa traggo e cosa sono orgoglioso di dire? Io sono orgoglioso di appartenere alla pubblica amministrazione. Ripeto, non vogliamo insegnare nulla a nessuno. Con l'aiuto di tanti, perché la vera forza di questo progetto è la rete, è il confronto. Vedere i docenti che si incontrano intorno a un tavolo a parlare della stessa disciplina per dire cosa insegniamo, come lo valutiamo, come lo verifichiamo, come promuoviamo l'eccellenza, come recuperiamo quelli che sono indietro, è qualcosa di veramente entusiasmante. Quindi la scuola può tornare ad essere di chi la scuola la fa. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie. Grazie, mi sembra interessante che siamo partiti dalla parola d'ordine partecipazione e siamo arrivati alla parola d'ordine economia attraverso la partecipazione, come se vi stesse dando la staffetta, e mi piace molto, cioè partire dal fatto del caro libri, no? Questa sorta di mantra che ogni agosto e settembre ci sentiamo dire senza grosse risoluzioni, per dire ok, risolviamo il caro libri, partecipiamo, organizziamo, costruiamo una rete e poi verifichiamo le tecnologie che la possano definire, e queste tecnologie fanno quell'economia e quell'economicizzazione, che sono due settori diversi, per un progetto nuovo. Quindi questo mi sembra davvero molto interessante. Adesso vorrei chiamare Daniele Trinchero, detto prima del Politecnico di Torino, dirige l'XM Lab. E qui siamo in un digital divide, diciamo, come si può dire, fortemente sul territorio. Qui io leggo, hai portato sul Monte Rosa una webcam, stai cercando di portare la rete nei luoghi più impervi, ospedali e scuole nel Darfur, quindi dall'Africa, fino a un progetto che, se non ho capito male leggendo le tue cose in internet, è quello iniziale, Verrua Savoia, no? L'idea di un posto dove non arriva la rete, come fare e che cosa fare. Ecco, ti chiederei allora qual è stata la domanda che ti ha mosso e come hai agito, quali sono per te e quali sono stati i problemi e le soluzioni. Questo funziona. Ok, allora innanzitutto io chiedo il permesso agli amici di Nex di utilizzare come titolo di questi 5 minuti un titolo che ho usato già per loro 2 settimane fa, perché secondo me rende molto bene. C'è un acronimo inglese che è DIY, che è do it yourself. Noi ci abbiamo messo un internet
per farlo diventare do internet yourself, tutte le volte in cui non ce l'hai e devi inventarti qualcosa per svilupparla. Di tutte le cose che abbiamo cercato di sviluppare negli ultimi 7 anni, noi abbiamo cominciato a lavorare su questo aspetto delle applicazioni sociali, dell'attività della ricerca scientifica a partire dal 2005, un anno dopo aver fondato gli Ixen Labs al Politecnico, siamo nel 2012 oggi, abbiamo sviluppato una serie di progetti, tutti con lo stesso obiettivo, avere una ricaduta sociale sul territorio, poi il territorio poteva essere ovunque e comunque sul pianeta, per ora, vediamo se facciamo qualche cosa, no, non credo, e la, quindi qualsiasi tipo di territorio, ma doveva anche avere un profilo didattico. Difatti per noi è stato fondamentale anche un aspetto legato al trasferimento tecnologico e alla possibilità di portare la conoscenza che normalmente risiede in ambito universitario, andarla poi a portare sul territorio. Allora, diciamo che l'idea era quella di andare a lavorare in quei posti in cui normalmente, come ha detto il chairman e come è stato detto in più modi finora, non c'è un interesse economico a portare un'infrastruttura di rete e quindi non c'è un operatore che possa avere una convenienza. I nostri target sono diventati nel tempo veramente i luoghi più remoti possibili, immaginabili. L'isola nel mezzo dell'oceano, il deserto nel mezzo del niente, la foresta, l'alta montagna in mezzo ai ghiacciai. E difatti i 4 progetti di cui vi parlo in un modo o nell'altro hanno a che fare con queste cose. Sono tornato l'altro giorno dalle isole Comore nell'Oceano Indiano, dove abbiamo realizzato una rete per telemedicina e formazione a distanza, che però porta anche internet nei villaggi remoti del territorio. L'abbiamo fatto nel 2008 vincendo un bando internazionale in Amazzonia per collegare i villaggi nella giungla. Abbiamo iniziato facendo una dimostrazione portando un collegamento sul Monte Rosa. Questo ovviamente non aveva alcun senso, c'è una persona da anti-digital dividizzare sul Monte Rosa che era il gestore del rifugio, che comunque è stato molto contento di essere stato portato nella civiltà digitale, ma in ogni caso era per noi un esempio, un momento di dimostrazione di come si poteva utilizzare tecnologia a bassissimo costo per andare a portare un'infrastruttura con prestazioni adeguate per fare da avere una funzione importante che era quella di triggering, cioè di favorire l'inizio dell'utilizzo di internet e poi da qui sviluppare un'infrastruttura anche economica, sociale, un qualche cosa che lo potesse richiedere e che quindi poi potesse giustificare l'intervento di un operatore che a questo punto potesse anche fare business. Questa era l'idea e i nostri target sono luoghi come questo, dove vi muovete nella giungla a circa 15 km da Moroni, capitale delle isole Comore, ma con un tempo di percorrenza sulle strade che è di circa un'ora, un'ora e mezza, dove vi trovate un posto telefonico e dove nessuno lo può utilizzare perché quel telefono costa più di quanto non costi qui chiamare in roaming alle Comore e quindi ovviamente per una persona che abita là questa cosa diventa impossibile da utilizzare. Quello che noi abbiamo fatto, come vi ho riassunto, è stato sicuramente mettere in campo la nostra esperienza, utilizzare tra l'altro questi progetti per fare formazione agli studenti del Politecnico di Torino che venivano coinvolti, ma realizzare anche trasferimento tecnologico, cioè a me non interessava andare a fare un lavoro e andare a diventare un operatore di rete, mi interessava insegnare alle persone sul posto come costruire una rete, come poterla mantenere e quindi come renderla economicamente sostenibile. Che cosa abbiamo fatto? Come diceva il chairman, abbiamo cominciato nel piccolo, in un comune, vi ho detto, foresta, alta montagna, isola, deserto. Non abbiamo un progetto nel deserto, questo era il nostro progetto nel deserto. 2005 il deserto era Verrua Savoia, 60 km da qui, colline del Monferrato, non c'era internet. Ci abito lì. Quindi c'era anche una ricaduta in diretta e comunque abbiamo acceso uno spot, niente di che, una cosa molto piccola, che però ha avuto una grande rilevanza. Nessuno all'epoca, poi sono venuti gli investimenti, sono venuti Wi-Fi, sono tutta una serie di cose, ma all'epoca non si giustificava, non si prendeva in considerazione il fatto di andare a portare la banda larga sul territorio e invece poi alla fine avevamo avuto una risposta entusiasta da parte di tutti i miei concittadini
il Monte Rosa, che è stato il momento in cui abbiamo fatto vedere come spendendo 2 lire si riusciva a collegare 2 punti estremamente distanti tra di loro, 300 chilometri nel 2007, lavorando con mezzi di trasporto e di realizzazione di fortuna, lì dietro ci sono io, nella giungla amazzonica dove realizzammo questa rete che fu finanziata dalla Banca Interamericana per lo Sviluppo. Di nuovo Verrù a Savoia, questa volta in collaborazione con Topix, che mi piaceva citare qui perché appunto siamo a casa di Topix in qualche modo, dove gestiamo una rete che ha 200 utenti e lo facciamo con un'unica finalità, ed è quella didattica, cioè per formare le persone, gli studenti del Politecnico e le persone che vengono a trovarci dalle altre parti del mondo a come si gestisce, come si lavora su una rete, come la si rende efficiente, come la si fa funzionare. Poi le Isole Comore, sono tornato l'altro giorno, e qui abbiamo veramente investito tanto coinvolgendo gli studenti del Politecnico per insegnare alle persone del posto come si faccia una rete e come la si gestisce. È venuto fuori un team multietnico, eccetera. Allora, chiudo appunto con i nostri motti. Da quando sono stato a Nexa anche il Do Internet Yourself è diventato un nostro motto, ma sicuramente quello con cui sono stato introdotto all'inizio è il nostro più importante. Quando realizzammo il collegamento al Monte Rosa, ne coniamo un altro, 300 km a 30 megabit, non è vero, non spendemmo solo 3 euro, ma comunque la cifra non era molto distante. E questo era un po' tutta la filosofia con cui lavoriamo e con cui stiamo cercando di portare avanti le nostre realizzazioni. Grazie, grazie molto, piace molto anche a me, la userò, vi darò i diritti d'autore, questa Do It Internet, mi piace veramente tanto. E, sì, qui mi sembra che il lavoro è veramente molto interessante, cioè andare veramente a coprire laddove non c'è è porsi un problema di cittadinanza, cioè se tutto passa da lì, se la comunicazione, il nostro futuro culturale e sociale passa di lì, non possiamo avere aree scoperte, perché se no stiamo creando delle vere e proprie banlieue. Mi è piaciuta moltissimo il telefono nella giungla, perché è indicativo, cioè spesso di telefoni nella giungla ne abbiamo avuti molti anche qua, cioè delle tecnologie che sembravano giuste, vuoi telefonare, ti metto il telefono e poi non ci puoi arrivare dal punto di vista economico, non ci puoi arrivare a piedi, fai prima ad arrivare a piedi alla persona a cui devi parlare, eccetera, eccetera. Quindi non è un problema di tecnologia, è un problema di accesso, economia ed efficacia di una tecnologia. E molto probabilmente spesso non ce n'è anche da inventare niente di particolare, ma utilizzare al meglio quello che abbiamo. Questo a me piace molto. E mi sembra che siamo sulla stessa linea con Vittorio Vallero, ingegnere delle telecomunicazioni presso il Politecnico di Torino. Lavora per il CSI Piemonte, si occupa della rete regionale prima e del programma permanente per lo sviluppo della banda larga Wi-Fi a partire dal 2004, e anche lui si occupa di aree rurali e montane, mi pare di capire, quindi voglio dire, un'esperienza per molti versi simili, ci racconti? Allora, buongiorno a tutti, grazie per avermi dato l'occasione di partecipare a questa interessante tavola rotonda. Allora, io comincio facendo mie le parole appena dette, e cioè una cosa che forse abbiamo imparato nel corso di questi ultimi anni è che il problema in fondo non è mai tecnologico. Piuttosto si tratta di riuscire ad adottare e sfruttare le tecnologie al meglio perché diventino efficienti laddove si usano, e quindi credo che questo sia una cosa importante da tenere a mente quando si sente parlare ma qui non c'è la DSL, e anche dal punto di vista dell'utente, l'utente vuole la DSL. Secondo me il punto non deve essere voglio la DSL, ma voglio una connessione ad internet a banda larga. Poi come questa venga portata è assolutamente secondario, l'importante è che faccia quello che deve fare. Come si diceva prima, io lavoro circa dal 2004 per cercare dal punto di vista della regione, quindi vi presenterò quello che può essere il punto di vista di un'amministrazione regionale nell'affrontare i problemi legati al digital divide e allo sviluppo della banda larga. Io ci lavoro dal 2004 appunto. Nel 2004, tanto per darvi un'idea, la situazione era che più o meno l'80% della popolazione era potenzialmente coperta da DSL, il 20% no,
ma questo si traduceva in termini di territorio, un 70% non coperto e un 30% sì. Quindi il lavoro è moltissimo e non è mai finito, questa è un'altra, se volete, lezione imparata, cioè il digital divide è ovviamente un fenomeno dinamico, per cui quello che oggi è considerato banda larga domani non lo è più, e quindi bisogna in qualche modo costantemente cercare di trovare delle soluzioni, dei meccanismi che consentano di andare avanti. Andare avanti è sempre. Non è detto che ha risolto il problema in un posto, questo lo sia risolto per sempre, anzi direi di no. Abbiamo utilizzato un po' tutte le tecnologie possibili, quindi abbiamo forse cominciato realizzando progetti pilota wireless, tipicamente in territori montani come le comunità montane, qui mi rallaccio a quello che diceva prima l'assessore Dimola, fare rete è importante, è molto importante perché consente di ottenere delle piccole economie di scala che fanno sì che delle soluzioni che prese da sole non sono convenienti, lo diventino. Un'altra lezione molto importante è che nel pensare a strategie e soluzioni per un territorio come può essere quello regionale è importantissima la condivisione degli obiettivi, ovviamente dell'impegno a tutti i livelli dell'amministrazione. Cioè il fatto di essere la regione da un certo punto è un vantaggio, ma da un certo punto è uno svantaggio. E per riuscire ad essere efficaci bisogna riuscire ad interagire con le province e tramite le province con i comuni, perché poi sono loro quelli che hanno il vero polso della situazione. Per cui ci sono delle ricette che possono essere applicate magari a livello nazionale che risolvono il problema nell'80% dei casi, ma questo 20% rimane sempre fuori. E qui secondo me è importantissimo il ruolo delle amministrazioni che sono più sul territorio. Per cui va benissimo utilizzare la DSL, spingere affinché Telecom, che poi rimane sempre l'imputato numero uno di quando qualcuno si lamenta che non ha banda larga, perché Telecom lo porti, però secondo me non bisogna dimenticarsi che ci sono molto spesso tante altre soluzioni, sia tecnologiche che alternative, che non implicano per forza l'utilizzare Telecom, ma possono essere altrettanto efficaci e a volte anche di più probabilmente. Da quando siamo partiti nel 2004 ad oggi le cose sono cambiate, direi, in maniera rilevante, nel senso che ormai possiamo dire che praticamente tutti possono avere un'occasione di connessione alla banda larga. Poi quello su cui si può discutere è la qualità di questa banda larga, che è l'aspetto sul quale stiamo cercando di lavorare adesso. Cioè va bene dare un minimo a tutti e che sia un minimo riconosciuto come banda larga oggi, che può essere 2 megabit. Bisogna poi però cominciare a preoccuparsi di che qualità effettiva è questo collegamento. Abbiamo, penso, anche voi esperienza di cose che nominalmente dovrebbero funzionare benissimo e poi in pratica non funzionano benissimo. Per cui un'altra delle cose delle quali ci stiamo occupando è questa. Così come cercare di utilizzare al meglio le realtà locali per risolvere questi problemi, specie nei territori rurali, dove di nuovo piccolo è bello, nel senso che piccolo riesce a essere più efficace di quello che è grande. Quello che è stato fatto nel corso di questi anni è cercare di creare un ecosistema, chiamiamolo così, precompetitivo, per fare in modo che anche i piccoli potessero competere ad armi pari con chi aveva più mezzi, più possibilità, chi può pagarsi la pubblicità e così via, mentre di solito chi è piccolo deve fare il porta a porta e questo diventa un problema. Come diciamo, amministrazione regionale si è cercato di fare pubblicità a tutti in modo che gli utenti per quanto possibile potessero avere un'idea di tutte le alternative possibili. Dopodiché lasciando ovviamente a loro la scelta di quale soluzione meglio poteva andare per loro. E chiudo dicendo che, così come il professor Trinchero diceva prima,
a mo' di dimostrazione, a volte può essere anche utile portare la banda laddove veramente non c'è nulla. Noi l'abbiamo fatto nei rifugi montani, ne abbiamo collegati una quarantina, una cinquantina. Anche questo è stato molto molto apprezzato dai gestori dei rifugi, che da un giorno all'altro si sono trovati nel XXI secolo e ovviamente con anche un grosso apprezzamento da parte degli utenti che frequentano il rifugio, specie stranieri, che sono a volte abituati già a avere questo tipo di servizio. Grazie mille. Mi viene in mente rispetto a questo discorso questa cosa, che la tecnologia non è tutto, non è solo tecnologia, ma è anche il modo in cui la si utilizza in posti dove non sembrerebbe facile utilizzarla. Quel bel progetto che circola in rete, The Voice of the Farmers, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto, in Tanzania, hanno dato a una serie di donne, tra l'altro vedove per una serie di circostanze spesso tragiche, che, come si dice, accudivano il loro piccolo pezzo di terra, degli smartphone, e gli hanno insegnato come usarlo, e adesso fanno una sorta di agricoltura condivisa, cioè si dicono: guarda che ho avuto i pidocchi, devi fare questo, questo, quest'altro, guarda che c'è un vento forte, se non copri le piante succede questo e questo e quest'altro. Hanno avuto delle ottimizzazioni dei loro processi di agricoltura, quindi hanno continuato a fare agricoltura, hanno continuato a essere donne di agricoltura, e hanno usato una tecnologia che non è stata inventata ad hoc, è stata messa loro a disposizione, come noi ce l'abbiamo a nostra disposizione, e il semplice fare rete, tutte le cose che abbiamo detto prima, partecipazione, economia, capacità di dirsi delle cose concrete, ha fatto poi tutto il resto. E penso che da questo punto di vista coprire queste piccole zone potrà dare anche questi risultati, se fatto con intelligenza. Io vorrei, ho già chiesto anche ai miei ospiti, mi è arrivata la richiesta di far partire già le domande da parte del pubblico, visto che mi sembra una delle cose più interessanti, cioè che ci sia dialogo in un panel di questo genere. Direi di allora saltare il secondo giro. Il secondo giro sarà le risposte che arriveranno dal pubblico. Quindi, per chi vuole cominciare a fare delle domande, siamo qua. Volevo riprendere la mia osservazione iniziale. Lei ha parlato di progetti, sì. Io non ho capito il progetto, sono interessato a capirlo. Cioè, come genitore dico, io ho un'interazione con la scuola, vorrei sapere che cosa succede nella scuola, vorrei avere una comunicazione in maniera più efficace con i docenti, con tutto l'apparato gestionale. Le faccio un esempio banale. Io vivo vicino Monza, c'è stata la neve l'anno scorso, i ragazzi sono andati a scuola, il paese gli ha detto che non si andava a scuola, hanno saputo dal sito del comune se il giorno dopo devono andare a scuola o meno. Tutto questo onestamente mi sembra ridicolo, voglio dire. E questo è un aspetto. Cioè, quindi, benissimo, sono lodevoli iniziative tipo quelle di Brindisi, voglio dire. Io fra l'altro sono venuto a questa conferenza per stringere la mano a Giuliano, perché quello che fa nel contesto di Brindisi ha dell'eccezionale. Però voglio dire, c'è un ministero, un qualche cosa dovrebbe fornire un minimo di infrastruttura comune, voglio dire, niente di particolare, semplicemente la comunicazione. Questo è un aspetto. Poi digital divide, agenda di cui si parla e straparla, vista dall'occhio dell'imprenditore. Il 75%, 80% delle applicazioni web che girano sono scritte in JavaScript. Nelle università italiane non si insegna JavaScript. Cioè, voglio dire, Politecnico di Milano, Statale di Milano, Bicocca, parlo di Milano, ma credo anche forse al Politecnico di Torino, non ho verificato. Questo crea un divide economico incredibile. Competenze, il design, noi ci parliamo addosso, l'Italia patria del design, ma vorrei che qualcuno si rendesse conto, trovare un designer digitale, un interaction designer in Italia, bravo. Cioè, quelli bravi vanno via, sono pochi e vanno via. Quindi, al di là di parlarsi addosso, sarebbe ora di fare qualche cosa di concreto. Il fatto che nei ministeri bisogna incontrare la persona giusta, questo e quant'altro, lo capisco, succede dappertutto, ma abbiamo bisogno di fatti, non abbiamo più tempo.
Io non voglio che si incontri la persona giusta, io voglio che si incontrino tante persone giuste anche prima di arrivare al ministero e che sia più trasparente questo incontrare la persona giusta, o meglio che si incontri il progetto giusto. Allora, il progetto è, poi rispondo anche alle altre domande, almeno una delle altre domande. Il progetto è una semplice piattaforma di aggregazione e valorizzazione di tutti i progetti finanziati dal MIUR o meno, nel grosso dei casi non finanziati dal MIUR, che avvengono intorno alla scuola. Quindi Book in Progress è uno, è un digital champion, no? È l'esempio più bello. Poi c'è anche l'esempio del progetto micro, che però potrebbe diventare più grande se collaborasse con altri progetti, oppure semplicemente se ricevesse dei buoni suggerimenti. Il MIUR dovrebbe poter osservare, dovrà, spero, e osserverà tutte queste cose con maggiore attenzione, con maggiore lungimiranza, e creando quando possibile occasioni di collaborazione, distribuendo i propri soldi in una maniera migliore e quindi facendo rete, prima di tutto facendo trasparenza e poi facendo anche rete. Quindi il progetto è una piattaforma di aggregazione e valorizzazione dei progetti intorno alla scuola, nella quale ovviamente tutti i cittadini e tutti gli interessati potranno interagire per esprimere la loro opinione, il loro commento, per portare avanti alcuni progetti, e quindi anche chi vuole collaborare con un progetto potrà farlo. Io parlo con Salvatore, parliamo con Salvatore spesso, ne parlavamo tanto ieri sera, e lui ci chiede, il suo progetto va benissimo, ha già delle gambe fortissime, va avanti da solo, però potrebbe beneficiare ancora di più se qualcuno è esperto di... per esempio di licenze di distribuzione dei contenuti, avesse voglia di fare un piccolo tavolo di lavoro, aiutare le 100 scuole che magari non hanno tempo di discutere a contribuire ad aiutare questo progetto a riflettere anche su alcuni aspetti su cui comincia a dibattersi, che possono essere anche complicati da risolvere. Quindi questo potrebbe scoprirlo anche attraverso questa piattaforma, anche attraverso l'interazione con chi è interessato alla scuola, e sono veramente tante persone, perché tra un ruolo e l'altro, che sia genitore, imprenditore, terzo settore o semplicemente chi è docente, sono tante le persone interessate alla scuola. E l'altra risposta è, sono d'accordo, serve una piattaforma di comunicazione, serve una struttura di comunicazione tra scuola a scuola e scuola ed esterno, che per ora è assolutamente insufficiente, è frammentata, e purtroppo questa è la vera carenza dell'agenda digitale. In questo senso il progetto è scritto, lo vedrete nel documento strategico, però quello è un progetto che purtroppo non riusciamo a portare avanti da qui a 2 mesi. Questo è un progetto che si scontra con un'altra questione, che è quella del cloud nelle scuole, che è una partita che invece si gioca purtroppo non solo nel nostro ministero. E quindi questo è sviluppo economico sicuramente, ma anche il tema delle infrastrutture è un tema di sviluppo economico. Però chiaramente il MIUR potrebbe anche risolverselo da sé il problema, se decide di risolverselo da sé internamente. Però chiaramente questa è una partita purtroppo legata a quanti servizi di comunicazione, sia interna che esterna, il MIUR vuole standardizzare, automatizzare e dare a tutte le scuole. Questa è una questione, noi abbiamo scritto il progetto, ma è una questione che ancora non è stata risolta. Vorrei finire la sua domanda, perché manca un pezzetto e vorrei, abbiamo due del Politecnico. Non si insegna JavaScript, non si insegnano le cose che servono al Politecnico? Sono la persona meno indicata per rispondere, perché io mi occupo di telecomunicazioni. Che io sappia, l'esame di JavaScript per i miei studenti è una bestia nera, quindi credo che lo insegnino e credo anche che gli facciano un discreto... però, d'altronde, il Politecnico di Torino è meglio del Politecnico di Milano, non c'è niente da fare. No, ma allora, non sono la persona migliore per rispondere su questo, perché io sono su telecomunicazioni e... Comunque, quindi darei una risposta imprecisa, no? Però dalla fatica che vedo che fanno i miei, sì, lo insegnano. Ritorno indietro, perché quella è in realtà la domanda più interessante. L'esigenza
L'esempio originale era, ci avevano chiesto per l'agenda digitale di scrivere, di cominciare a scrivere un piano per le competenze digitali che fosse anche proprio di contenuti. E noi abbiamo scritto tutti i contenuti che servivano. Eravamo anche già pronti a coinvolgere diversi attori per scrivere una scuola di programmazione, una scuola di digital, quel che chiamavamo digital policy literacy, per insegnare la governance di internet, per partire molto ma molto prima delle università a fare questo. È un progetto ambizioso. In realtà questa cosa dovrebbe avvenire attraverso la piattaforma che vogliamo fare. Noi vogliamo cominciare a costruire attraverso la piattaforma delle verticalizzazioni su certi temi importanti. Uno potrebbe essere i dati, l'altro sarà sicuramente la programmazione, e cominciare a capire chi già lo sta facendo, che cosa serve in più e quali partner possono inserirsi nel progetto. E poi il MIUR, in questo caso, dopo il MIUR, una volta decise le verticalizzazioni, potrebbe finalmente spendersi molto più efficacemente, perché l'alternativa è creare 100 tavoli di lavoro su 100 esigenze diverse all'interno del MIUR su ogni specializzazione, e all'interno del MIUR non c'è la competenza, hanno assunto noi 6 e qualche competenza in più ce l'abbiamo, ma non c'è la competenza per scrivere una scuola di programmazione, non c'è la competenza per scrivere una scuola di digital policy literacy, non c'è la competenza per scrivere una scuola per gli open data, oddio, quella ci sarebbe anche, però comunque per fare tutto questo lavoro abbiamo bisogno di tutti gli attori. Sì, io sono tra l'altro pochissimo nazionalista e difendo poco l'università perché ci lavoro. No, però vorrei dire che non è neanche così un quadro fosco. Lei diceva ci sono i design e non vanno via. Cioè ci sono gente anche giovane, giovanissima, trentenni, quarantenni, Mariano Quizzi, il primo film in realtà aumentata è fare design sul territorio. Ci sono gente come Salvatore Iaconesi, applaudito per 10 minuti al TED di Edimburgo, che lavora a Roma. Io qui me ne sono segnati alcuni proprio a memoria. Ah no, io questi dati qua non li ho. No, ma non li ho, cioè poi andiamo fuori e cerchiamo qualche cosa, forse troveremo, non lo so, però voglio dire, è italiano Arduino, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè c'è qualche cosa, c'è. Io devo dire, vado spesso alle conferenze o alle mostre di New Media Art o di design tecnologico, interactive design, ci sono sia studi che artisti e ci sono anche degli ottimi risultati, cioè, e anche premi vinti. Quindi questo non vuol dire va bene, abbiamo 5, ok, abbiamo fatto la nostra parte. No, da lì è il punto di partenza, però un punto di partenza c'è. E devo dire, si fa sempre anche ben vedere all'estero. Poi che non siamo più la tradizione del design degli anni 60, in cui bastava mettere Made in Italy e si aprivano tutte le porte, questo sono d'accordo, ma che adesso non siamo spariti, ecco, su questo non sono, da osservatore critico, non sono assolutamente d'accordo. Però c'era un'altra domanda? Sì, pronto. Si sente? Sì. Allora, io volevo dire una cosa che in parte ho già detto anche prima stamattina. C'è una parte delle cose anche che sono state raccontate, in particolare dal signore di Brindisi, che meriterebbe moltissimi applausi, che secondo me insegnano una questione importante. Come amministratori che hanno delle responsabilità di governo del territorio, ma anche come amministratori centrali, tutte le volte che pensate di mettere delle risorse, nel senso di risorse economiche, think please, twice, due volte, nel senso che in realtà le cose vere sono quelle dove non, e che funzionano, sono quelle dove non mettete risorse. Sono quelle dove si creano i presupposti per, e sono quelle che sono, diciamo, seguite in modo puntuale, mettendo in pratica delle conoscenze, mettendo in pratica delle cose. Sul digital divide e sui comuni in particolare, che sono i padroni reali del territorio, anche qui think prima di spendere. Sia i 6.000 che i 900.000, perché come padroni del territorio voi avete a disposizione già
una grande quantità di risorse, che sono la possibilità di, cioè i cavidotti, le infrastrutture pubbliche, eccetera, eccetera. Il punto fondamentale, lo dico da uno che è di reti, ne sto guardando una in questo momento, che hanno portato al superamento del digital divide in zone dove non c'era Telecom, non c'era DSL, non c'era nulla. La cosa importante è creare le condizioni per cui sia possibile fare. Io nei posti dove questa cosa l'ho fatta, tutto quello che ho chiesto è l'utilizzo di alcune infrastrutture pubbliche, cioè dove serviva mettere delle antenne, dove serviva mettere qualche cavo, dove c'era bisogno di usare qualche... Questo non l'ho neanche chiesto in esclusiva, basta che siano messe a disposizione a parità di condizione, addirittura vanno messe a disposizione non solo dalle aziende che si occupano di telecomunicazioni, ma per la serie Do Internet Yourself vanno messe a disposizione di cittadini, di associazioni di cittadini che siano in grado, se e quando viene portata loro la conoscenza, come nel caso che ha illustrato prima questo signore del Politecnico, di cui non ricordo il nome. Insomma, credo che molte delle cose che possono essere fatte non sono questioni di risorse, sono semplicemente il fatto di smettere di vedere le cose per quanto riguarda l'amministrazione centrale, vedere la questione delle telecomunicazioni un po' come il principe concessore e chi sviluppa le telecomunicazioni concessionario e giù fino alla contea di Imola. Ci siamo capiti, no. Insomma, la questione è basta concessione, basta soldi. Voglio dire, da questo punto di vista è meglio che non li spendiate, oppure spendeteli in feste, viva Fiorito, voglio dire, era un sant'uomo, almeno non rompeva le balle. Grazie. Allora, io farei raccogliere la sfida soprattutto dagli amministratori. Cioè vorrei da loro un punto di vista, perché mi sembra comunque un punto interessante questo sulla gestione dei soldi pubblici per far scattare delle strategie dinamiche, tecnologiche e così via. Era una parte di quello che era la domanda o più simile all'intervento, insomma. No, ma una parte di quello che lei ha detto faceva parte appunto di quello che pensavo di tirare fuori nel secondo giro. Nel senso, nel fare rete io ho citato diverse volte un patto anche tra pubblico e privato. Un patto che non può voler dire pubblico uguale perdite, privato uguale utili. Altrimenti noi dal buco nero del debito pubblico non usciremo mai. Il pubblico non può essere chiamato solo e sempre a fare investimenti a perdere, a distribuire risorse, poi dove vanno a finire? Prima lei ha citato un esempio che non è probabilmente quello più virtuoso che connota la nostra nazione. Il pubblico che cosa ha? Ha veramente, soprattutto gli enti locali, hanno le infrastrutture, hanno i cavidotti, prima veniva detto. Sul nostro territorio abbiamo addirittura anche in una buona misura proprio la fibra ottica, perché veniamo da un investimento sulla fibra ottica che è partito nel 94, quindi un po' di esperienza, un po' di ossa su questo ce le siamo fatte. E l'accordo con il privato deve essere quello di riuscire a stimolare anche da parte del privato, in un'area che è più ampia della contea di Imola, come prima detto, o del circondario, non è propriamente la contea, ma è il circondario di Imola. Ma è anche più ampia di quello che si discute oggi l'area metropolitana, ovvero Bologna come punto cardine, più una serie di altri comuni.
e probabilmente è un'area metropolitana naturale. Oggi i confini, ma oramai la tecnologia non conosce confini. Questo tipo di investimenti non possiamo pensarli all'interno dei confini amministrativi. Però bisogna che ci sia qualcuno che si fa carico, anche nella pubblica amministrazione, di rispondere in maniera efficiente e diretta ai problemi reali delle nostre economie. L'economia di internet è una parte importante della nostra economia. Siamo una grande potenza industriale, una grande potenza manifatturiera. L'economia di internet deve, diciamo, in maniera onorevole entrarne a far parte. E i problemi reali dell'economia, guardate, io faccio, oltre all'assessore all'informatica che diciamo mi impegna, però non è la delega principale, l'assessore all'urbanistica, la pianificazione territoriale. E io non posso accettare dal giorno in cui viene un investitore a propormi un investimento, un ampliamento della propria azienda o un insediamento nella propria azienda, non posso pensare di riuscire a dargli risposta, se stiamo sul pezzo, se stiamo attenti, dopo circa un anno. Perché questa roba qui è fuori tempo massimo, questa risposta. E dico un anno se siamo bravi. Stiamo facendo delle leggi per semplificare le leggi, che sono leggi, quelle sulla semplificazione, pure difficili da leggere. Cioè, è una cosa veramente che si contorce su se stessa. Allora, la pubblica amministrazione, guidata da una, io dico anche una politica autorevole e seria, perché abbiamo bisogno di una indicazione politica, a prescindere da quale direzione, però comunque una indicazione politica seria, che si prende in carico di fare una autoriforma della pubblica amministrazione partendo dalle gestioni associate, dalla riduzione degli enti intermedi ai quali andare a chiedere un parere, province, ma solo le province è un capitolo, abbiamo 400 enti dall'ente di bonifica alla sovrintendenza, che Dio ce ne scampi quando risponde e quando ci dà una mano a portare avanti i progetti, che noi, se vogliamo essere competitivi e attraenti come territorio per aziende insediate, per aziende che vogliono venire a insediarsi, estere, italiane, start-up, ci mettiamo dentro tutto, noi dobbiamo veramente avere la capacità di avere un obiettivo un po' più a lungo termine, ma mettere subito in piedi delle iniziative serie per, si parla di semplificazione, ma per essere veramente attraenti come territorio e darci su quell'attraenza delle priorità. Su queste, smart city, cloud computing, economia di internet, deve esserci certamente a tutto onore all'interno. Temo che tra strette di mano, fiorito e la burocrazia, più che il digital divide, dovremmo operare sul cultural divide qua in Italia, ma temo che, volevo sapere se Giuliano voleva dire qualche cosa proprio su questa. Io ho 3 minuti, mi scuso, ti passo la parola, volevo sapere se c'era qualche altra domanda, tanto per sapere se devo incamerare qualche altro minuto e poi chiedere scusa per i ritardi. No, quindi possiamo chiudere con la tua, un paio di minuti. Voglio raccontarvi una cosa carina di questo progetto. Condivido appieno l'affermazione, perché è un'affermazione molto forte peraltro, fatta prima, che i soldi normalmente dovrebbero seguire le buone idee. Noi in Italia invece siamo abituati a trovare le risorse, stanziare le risorse. Abbiamo 100.000 euro, 10 milioni di euro, sento ogni volta cifre che difficilmente riesco anche a scrivere, e si mettono lì sul cucuzzaro, come mi piace dire, e poi dopo dico bene, adesso inventiamo un progetto per spendere quelle somme. E dovrebbe essere l'esatto contrario. Io voglio raccontarvi questo episodio un po' carino, anche per rendere merito e giustizia a chi ci ha aiutato in questo progetto. Quando io ebbi l'idea non avevo assolutamente nulla, nemmeno un centesimo di euro. Avevamo solo l'idea, non avevamo nemmeno i libri, cioè bisognava scriverli, bisognava stamparli, bisognava metterli insieme in un qualche modo. Allora cominciamo a scrivere, ma avevamo solamente i documenti scritti, quindi erano su un PC. E mi informo per la stampa a prezzi elevatissimi. Mi dicono, guarda, dice, un'azienda che fa questo, è un'azienda che si trova nel Veneto, ti potrebbe dare una mano. È un'azienda che vende macchine da centinaia di migliaia di euro, ma anche macchinette più piccole. Allora chiamo, riesco a farmi passare il titolare,
non esiste una tipografia che non abbia una macchina di questa azienda per il dopo stampa, quindi fornisce tutti. Spiego il mio progetto e la persona si chiama Tosin, Giuseppe Tosin, lo dico perché se lo merita, mi sta ad ascoltare per oltre un quarto d'ora e poi sento silenzio dalla parte, dico lei sta pensando che io sia un pazzo, il che diciamo non è molto lontano dalla verità. No, dice guardi, domani mattina le mando le macchine. Dicono guardi, forse sono stato poco felice prima, io non ho un centesimo, non potrò pagarla, non posso. Geno, guardi, io lo faccio non come imprenditore, lo faccio come genitore. Cioè, le mando le macchine, poi vedrà che l'idea secondo me è buona, i soldi arriveranno, li troverà, qualcuno l'aiuterà. E poi comunque io le mando le macchine in conto visione, le utilizzi e poi dopo vedrà che qualcosa arriverà. Poi dopo mi ha aiutato l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, allora c'era la dottoressa Stellacci, oggi al dipartimento, e poi anche il ministero, mi hanno dato 10.000 euro, altri 10.000, abbiamo allestito una tipografia. Quando chiamai l'imprenditore, dico guarda che ho trovato i soldi, avevi ragione, me li hanno dati. Dico, il primo finanziamento era una partita di giro, insomma erano 10.725 euro e 37 centesimi. Dico guarda, dico io ti devo pagare, emetti la fattura per 10.000. Lui si offese anche, dice no ma io te li ho dati in comodato d'uso, 6 mesi, poi li rinnoviamo per altri 6 mesi, utilizzatele, lavorate. Dico no, ma io ho trovato i soldi, siccome sono soldi finanziati su quel progetto, quindi con vincolo di destinazione, dico devo darli a te. E allora disse lui, e quant'è che hai trovato? 10.725,27, l'attrezzatura che ci aveva fornito era superiore ai 20.000 euro. Dico quelli ho. E per cui dico è giusto che anche tu non ci rimetta proprio tutto ma ci rimetta in parte. E allora ecco, questo lo devo dire perché sono state queste persone che ci hanno aiutato e poi anche i docenti, no? I docenti non hanno voluto mai una lira e mi dissero quando io cercavo di trovare nelle pieghe del bilancio delle risorse dal fondo d'istituto, mi dissero preside non vogliamo niente perché però altrimenti si comincerà a dire che l'abbiamo fatto per soldi. Allora siccome bisognava dare la base giuridica al progetto e quindi inserirlo nel bilancio della scuola, lo inserimmo la prima volta con 1 euro, quindi il progetto Book in Progress costava 1 euro. Ci lavorarono il primo anno 15 docenti che poi rinunciarono per iscritto al compenso perché 1 euro diviso 15 netto al dipendente veniva a 3-4 centesimi di euro, però dico no, dovete mettere per iscritto che rinunciate al compenso, quindi realizzammo un'economia di 1 euro. Queste sono anche le cose belle e chiudo con una cosa, ecco cosa ci ha consentito e cosa ci consente di andare avanti con tante difficoltà come quelle che citavi tu e io spero che qualcuno ci aiuti, l'amore, la passione, questo è un atto d'amore nei confronti della scuola. E io vivo di questo, cioè nel senso che vivo per questo e mia figlia me lo ha ricordato in un compito in classe, una figlia di 11 anni ha scritto in un compito in classe dove doveva descrivere la famiglia, quindi ha parlato un po' di tutti, poi lei è figlia unica, ha chiuso dicendo e poi ho un fratello che si chiama Book in Progress perché papà dice sempre che è come se fosse suo figlio, punto, per questo cresce bene. Grazie a tutti voi, grazie davvero. Mi emoziono quando parlo, grazie. Io ringrazio, qui chiudiamo, ringrazio tutti quelli che sono convenuti, davvero mi sembra che alcune cose siano uscite, alcuni punti nodali siano usciti, è uscito anche il fatto che c'è molto da lavorare, ognuno per il suo, ma anche ognuno pensando a un futuro che si avvicina sempre di più e che noi possiamo in qualche modo modellare e modificare. Questa mi sembra la cosa più bella e ottimista che è uscita da questa tavola. Quindi ringrazio tutti voi, ringrazio gli organizzatori e direi chiudo qua la sessione. Arrivederci a tutti e grazie dell'attenzione.